Buongiorno. Sono le 6. Buongiorno, sono le 6. Da qualche tempo sembra che sia lei la padrona di casa e noi i suoi ospiti. Se non fosse per questa specie di caffè, non riuscirei proprio ad alzarmi la mattina. Non saprei proprio come ricominciare a vivere. Décadent. Tu es un vrai dandy. Oh no, ti prego. Dai, solo un po'. Ne ho voglia. E io per niente. E poi dobbiamo partire, è già tardi. E chi se ne frega? Dai, stai qui. Se ti prendo, vedrai. Come sei bella. Semplice, incorruttibile e splendente. Vuole che resti, signore? Sì. Sì. Ho bisogno della tua presenza, del tuo corpo, del tuo sguardo. Oggi però il tempo non è male, eh? Beh, speriamo che si mantenga bello in questi giorni. E pensa a tutte quelle cose buone da mangiare che ci hanno promesso laggiù. A parte gli affari, naturalmente. I tuoi affari? Un'azienda agricola tutta per noi. Anzi, per te. Ci pensi? Ti piacerà, vedrai. Ne avrei fatto volentieri a meno. Senti, se è tutto a posto, documenti, carte da firmare, non staremo molto lì al paese, spero. Non ti metterai a correre adesso? Ma che fai? Si può sapere? Cosa? Perché sei uscito dall'autostrada? Una sterzata in tuo onore. Non sei contento? Tagliamo di qui, per l'interno. Guarda, le piccole Dolomiti lucane. Ti ricordi quando ci siamo sposati? Ah, la nostra luna di miele. Sì, siamo passati proprio di qui, 7 anni fa ormai. È strano però questo paesaggio. È inquietante. Talmente spoglio, aperto e chiuso allo stesso tempo, come dire, ambiguo. Ah, può darsi. Hai visto però che bello da queste parti? Non mi piacciono gli spazi ampi, chiusi o aperti che siano. Non siamo mica in America qui. Ah, quei paesaggi dei vecchi western. Ombre e fiumi rossi dappertutto, anche in bianco e nero. Quanto più uno spazio è ampio, tanto più deve contenere angoli oscuri. Penso che sia così anche per il tempo.
Vuoi smetterla di filosofeggiare? Sei sempre il solito, eh? Rallenta, per favore, se no mi sento male. Frena! Ma che diavolo... Ma che era? Deve essere stato investito da qualcuno. Può darsi. Bisogna andare a vedere. Lascia perdere! Ma ti pare questo il modo di... Ah. Ma ce l'hai o no la parola? Eh? Dico a te... È un tipaccio, sai. Non ha voglia neanche di chiedere scusa, questo qua. Dai, Alfonso, lascialo stare. Andiamo via. Ci è mancato poco. Che ci rompessimo l'osso del collo. Almeno te ne rendi conto o no? Va bene, stia calmo. Perché fare tanto rumore? Sono diversi giorni che sono in cammino a piedi. E forse sono caduto qui per la stanchezza stanotte, forse. Ho dormito tutta la notte, indisturbato, fino a poco fa. Avrei dovuto schiacciarti come un lurido verme, altro che. Non parlare in modo insensato, eh? Mi dia del lei, se vuole parlare con me, intesi? Va bene, come vuole. Però adesso mi stia a sentire. Un momento, per favore. Ma levati dai piedi, randagio. Senta, mi dia un passaggio. Sono sfinito, sai, ho ancora molta strada da fare. Ah! Devo raggiungere un paese che si trova più al sud del sud. Guardi, guardate che sfacelo. Mi dispiace per lei, per i suoi piedi, ma noi siamo diretti a nord, al polo nord. Sa dov'è? Emisfero artico. E levati dalle porte! All'inferno, maledetti letamai. Che ti prende, eh? Fai cogliere un desiderio all'istante, tu. Anche il desiderio più indesiderato. Bene. Forse hai ragione tu. Ora stai calmo, però. Mi è sembrato davvero stanco quell'uomo. Non c'era nessun motivo di trattarlo in quel modo così violento.
In fondo non ci costava niente dargli un passaggio. Non hai altro a cui pensare? E tu pensi solo a te stesso. Perché ci siamo fermati? Ehi, mi spieghi per favore, non avrai mica deciso di riconvertirti ai rituali della meditazione, no? Allora? È incredibile, io non so che cosa l'hai preso. Ma, insomma, vuoi fare qualcosa? Almeno di ruote e motori te ne intenderai, no? Io non ci capisco niente. A me sembra tutto a posto. Vedo se trovo qualcuno qui intorno. Alf, torna presto! Thank you.
Il mistero del sonno. Poter guardare e non sapere di essere guardati mentre si sta vivendo chissà quale fantasia di incubo e di sogno. Sono venuta a risvegliarti, a resuscitarti. Ma è proprio matto lei. Alzati e cammina. Allora, ci si rivede, eh? Potrebbe dare uno sguardo al motore, è bloccato. Mio marito è andato in cerca di aiuto. Si è fermata così, all'improvviso. Si vede che aveva bisogno di riposare. Lei capisce qualcosa di ruote e motori? Oh no, bella macchina. Devo costare un mucchio di soldi. Sì, ha ragione. Ve la passate bene allora, tu e il tuo uomo? Sì, mio marito è molto ricco. Possiede diverse società commerciali in molti paesi d'Oriente e d'Occidente. Ma bravo. Si occupa di import-export, sa. Che bravo! È riuscito! Così giovane! E già arrivato! Ha fatto sì, presto, in effetti, eh? Ha ragione! Alfa ha un vero talento per gli affari e così. Molto bello. Come brilla. Ma perché? Così, per amore. Poi anche per rompere il ghiaccio. Che maniera bestiale.
Non c'è altro modo qui per entrare in contatto con gli esseri umani. Che ci fai tu qui? Non ti ricordi di me? Guarda, la nostra amicizia nasce sotto buoni auspici. Lisa, vai a raccoglierlo! Almeno avremo qualcosa da mangiare. Qua è un deserto tutto attorno. È svenuta. E tu che ci stai a fare? Falla rivenire, no? Ma che combini, eh? Non ti si può lasciare sola. Che ti ha fatto quello là, eh? Che cosa ti ha fatto? Lui mi ha... Prova ad immaginare. Scema. Sai cosa sei, eh? Ah!
Dai, spingete! Dai, forza, spingi. Allora, Alf! Ora! Prova ora! Allora, cosa aspetti? Senti, falla finita, se no vattene. Io mi sono rotta. Ehi, come ti chiami? Ho sete, anch'io voglio bere. Non sappiamo neppure qual è il tuo nome. Non darti pena, io non ho nome. Senta, maestro, non si lasci ingannare dalle apparenze. Mia moglie e io ci amiamo. Se ne sarà accorto. Voglio sperare. No? Sì, certo, come no. Comunque stacci attento. Lo sapevo io. Quello ci sa fare con i motori. Venite, dai, correre, correre. Ce l'abbiamo fatta. Ora non ce la faccio più. Dai, sbrigati. Oh, no. Vi era piaciuta l'idea, eh? Un'illusione. È stato solo un momento di fortuna. Bisogna sapere aspettare, con fiducia. C'è sempre un momento particolare in cui qualcosa o qualcuno deve fermarsi o mettersi in moto. Guarda! Ah! Dai, fermiamoci. Ci hanno visto. Per favore, un momento! Si fermi! Per favore, un momento, ci serve aiuto! Non ci parte la macchina! Abbiamo bisogno d'aiuto! Per favore! Ma che stronzi! E guarda quello come se ne sta tranquillo! Neanche tu mi riconosci, o hai paura di me? Ah! Amore, amore mio, non andartene! Ma che ti prende?
voglio andare via di qui! Lisa, calmati. Ma che succede? Lasciami stare. Tu non sai trovare una soluzione a niente, sei uno stronzo. È questo che vuoi? Vedermi in ginocchio, gemere ai tuoi piedi e battermi il petto? Mea culpa, mea culpa! Vuoi questo? Eh? Volevo eliminarti, farti fuori. Per questo ho scelto questa strada. Parlo sul serio, sono stanco della tua aridità, durezza e sterilità. Occhio per occhio, dente per dente, sorellina. Lisa! Lisa! Che cosa vuoi ancora? Lasciami in pace. Stai tranquilla. Non voglio mica sbranarti. Ascolta, non so che m'ha preso. Forse questa situazione. Ho sbagliato, lo so. Ma cerca di capirmi. Io ti amo. Guardati. Guarda che cosa sei. Io lo so di che cosa sei capace. Perdonami. Ero fuori di me, credimi. Sono snervato. Mi sento completamente sfinito e responsabile di tutto. È così. Mi sbaglio? O è un telefono? Pronto? Che numero hai fatto? Prova a chiamare il 113. Mm-hmm.
bisogna ricordarsi di fermarlo, altrimenti guai. Che guai? Mi fai vedere? No, vietato, non si tocca. E perché? Dammelo! Un tempo la magia di questo delicato oggetto riusciva a sedurre, a guarire gli uomini, ad esaltarli. Sai, questo non è un carillon qualsiasi. Ha dei poteri eccezionali, si mette in sintonia con gli umori, con le fantasie, con i desideri più segreti e inconsci di chi lo possiede. Il suono si sprigiona liberamente il più delle volte, giunge di sorpresa, non si sa perché, è continuo e nessuno può conoscere il suo punto finale. È imprevedibile come la vita, arbitrario e casuale come la morte. È prezioso, mi è molto caro. E sarà tuo se resterai qui con me per sempre. Ma sei proprio matto tu. Avrei bisogno di un corpo con cui giocare in questa prigione di solitudine. Farei di te la mia ninfa preferita. Sì, ma forse questo è un problema tuo più che mio. Che cosa vuoi dire? Guarda là il tuo Alf. Era bondo e disperato. Cerca il vecchio telefono della cava. Qualche volta funziona. Ah, è ritornato. Chissà dove diavolo sarà stato. Insegue le sue inutili fantasie. Sì, sta ancora cercando di telefonare. Rincorre sempre i suoi fantasmi e gira su se stesso come un morto intorno al proprio cadavere per non guardare in faccia la realtà. Moira! Sì? Chi è? Alfonso! Meno male che ti trovo. Senti, siamo bloccati. Abbiamo avuto un incidente. Si è fermata la macchina, non vuole ripartire. E non c'è anima viva qui che ci possa aiutare. Vedi se puoi fare qualcosa. Aspetta, cerco di capire dove siamo. Manda qualcuno. Aspetta, ti spiego, eh. Mi senti? Pesante. Che cosa c'è dentro? Niente, lascia stare. No, no, niente fotografie. Insomma, chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Chi credi di essere? Non lo so. Sono uno in cammino e basta. Avrai pure un paese, un'origine, dei genitori. Io non ho niente. Sono uno spaesato. Sono uno straniero, estraneo perfino a me stesso. Non mi piace essere fotografato. Ma perché? Che cosa c'è? Non ti piace che fotografi il tuo bel viso?
aspetta, fermati. Si scivola, non è facile scendere da qui. Ti faccio strada io. La smetti. Guarda, non sei neppure venuto nelle foto. Posso osservarti con sguardo nuovo adesso. Posso scrutare il tuo volto nei dettagli. Potrei sezionarti, divorare la tua anima. Voglio penetrare a fondo dentro di te. Ecco, ti guardo e leggo senza sosta la mutevolezza del tuo sguardo e l'ambiguità del tuo volto. Voglio cercare sulla tua pelle, trafiggere la tua carne, scendere dentro di te profondamente, giù, sempre più in fondo, fino in fondo al tuo silenzio, sì, e poi voglio spingermi ancora oltre, fino a raggiungere la tua libertà più intima, la tua solitudine. Voglio sfiorare la tua origine. Attenta però a non fare di me quel che non sono, con la tua analisi scientifica. Mi piace studiarti così, sfiorando la tua pelle e usando lo sguardo come un bisturi. Non ho nessuna paura di trovarmi di fronte a una realtà sconcertante. Amo cercare l'invisibile, ciò che fonda tutte le apparenze, scientificamente, senza sacri timori e facili concessioni. Amo cercare l'insolito in ciò che pare evidente, il meraviglioso in ciò che si ripete. Ho un talento particolare per simili indagini, del resto il mio mestiere è il territorio della biologia. E sei tu a darmi il coraggio di mettere a nudo la mia anima e di tentare la tua. Non riuscivo a capire dove diavolo ti fossi cacciata. Ce n'hai messo del tempo. Allora, hai telefonato a qualcuno? Beh, ho dovuto provare e riprovare, però alla fine sono riuscito a rintracciare qualcuno. Con chi hai parlato? Con quelli del soccorso stradale. Mi hanno assicurato che verranno il più presto possibile, però non riusciranno a venire prima di domani. In fondo si tratta di passare qui una sola notte. Del resto, ho fatto quello che potevo. E ti sembra bello? Farmi dormire qui, in questo posto. Sei il solito, te ne freghi. Siete degli ingenui voi due. Tanto, parlarci o no, con quelli con cui dici di aver parlato tu, è proprio la stessa cosa. Non rompere le scatole, tu. Dicono sempre così, quelli. Domani saremo da voi. Poi non vengono mai. Ce lo sanno tutti. Vedrai, non verranno neppure questa volta. Senti, cerca di farti gli affari tuoi, che secondo me porti male. La causa delle tue disgrazie si trova soltanto dentro te stesso, nel cuore stesso del tuo destino, amico. Sempre con questa tua aria del cazzo. È strano, vorrei disprezzarti, come tu fai con me. Certo, avrei dovuto farlo da sempre, eppure vorrei odiarti. Odiarti. Ecco, invece mi pare che tu sia come me e che io sia come te. Vieni, Alf. Non sei ancora stanca di giocare?
Che vuoi fare? Dove mi porti? Non lo so. Lisa, quando la smetterai con i tuoi giochetti infantili? Ho voglia di ballare. Qui, con te, davanti a lui, sì. Ma no, dai, sei crudele. Sì, vieni. Voglio stare con te. Lisa! Su, muoviti. Andiamo. Dove? Non lo so. Vieni. Aspetti, si fermi. Per fortuna passate di qui. Non ci parte più la macchina. Si è completamente bloccato il motore. Potrebbe dargli un'occhiata. Magari riesce a individuare il guasto. Nessuno di noi ci è riuscito fino ad ora. Non ci capisce proprio niente nessuno. Le dirò francamente, c'è un'assoluta incompatibilità fra i motori e la mia anima. Mamma, non ti ricordi di me? Che tristezza. È vero che sono cresciuta ed è passato tanto tempo, però sei sempre la mia mamma, no? Che stupida, non mi ha neppure riconosciuto. Che mamma del cavolo. Su, non prendertela adesso. In fondo non può ricordarsi di te. Eri appena nato quando è successo. Grazie, ci voleva proprio. Un goccetto anche per te, dai, assaggialo anche tu. È molto buono questo nettare, signore. E quello là sarebbe mio padre? No, quello non è tuo padre. Non facciamo confusione adesso. Quello è mio figlio. Tuo figlio? Accidenti! Sì, ma vedi, neppure lui si ricorda di me. Ha sempre avuto la memoria corta fin da piccolo. Quei due non si ricordano più di niente. Oppure non vogliono, chi lo sa. Sai, quando tutto è stato sepolto dentro o fuori di noi, da qualche parte, il cervello pensa ad altro. È un vigliacco quello. Sapessi con quale crudeltà e con quale egoismo ha cercato di eliminare dalla faccia della terra ogni traccia di te e del tuo vero padre, che era sempre stato come un fratello per lui. Non ebbe nemmeno il coraggio di assumersi personalmente la responsabilità. Costrinse quella donna, che è tua madre, anche se ora non si ricorda di te, a realizzare i suoi infami progetti. E lei ha voluto. Ho dovuto subire. Forse per paura, chi lo sa. E anche il tuo vero padre lo fece fuori lei. Sì, proprio quella donna. Guardala lì. Sembra una verginella seduta su un pozzo di scienza. Uccise l'uomo che l'amava teneramente solo per assecondare il volere di mio figlio, che allora era il suo fidanzato. D'altra parte, che cosa non ha fatto lui per averla?
Ha preferito perfino dimenticare di avere mai avuto un padre e una madre. Questa è la realtà. Ma quei due demoni hanno sempre voluto immaginare che si sia trattato di una fantasia. Una disgrazia che non li riguardava. Forse non sono mai cresciuti del tutto. Chissà. Almeno, questo è quello che dicono e pensano tutti là in paese. Per fortuna giunsi in tempo io a salvarti. Ma di quell'altro, del tuo vero padre, non si sa niente. Non è mai stato trovato neppure il cadavere. Nessuno sa se sia riuscito in qualche modo a salvarsi. Che vai farneticando, pazzo? Come fai a sapere tutte queste cose? Chi ti conosce? Chi te l'ha detto? E come fai? Con che diritto ci sputi addosso tutte queste stronzate? Stai buono. Vergognati a comportarti così. Oltretutto può essere tuo padre. Che ne sai? Non fare l'isterico. Che scemo. Come mai non ti riconosce se è tuo figlio? Beh, è facile. Se uno non vuole, non riconosce. Ma è mio figlio, purtroppo. Sai, io andai via di casa quando lui, Alfonso, era ancora molto piccolo. Come te, più o meno. Andai all'estero a cercare lavoro, pensando al suo avvenire. E poi, che cosa è successo? Racconta. Sai, laggiù oltreoceano non mi è andata molto bene. E lui, mio figlio, sapeva tutto di me. Là al paese si sapeva sempre tutto. Di tutti noi, persi per il mondo. Ma lui ha scelto di fingere di non sapere. Allora, dai, continua. A un certo punto si è sparsa la notizia della mia morte, laggiù, da qualche parte, sotto il sole dei tropici. E quello non ha mosso un dito. Non si è dato neppure la pena di accertarsene. Era tutto perso dietro quella donna e a quei suoi misteriosi traffici internazionali. Ha preferito cancellare per sempre la mia faccia dalla sua memoria. Chi ti ha dato il diritto di trattarli così, quei due? Si può sapere? Forse era davvero il mio bambino. Forse era davvero il mio bambino. Sì, il figlio che aspettavo da lui, il mio solo amore. Me lo sai dire? Allora, sai dirmi che fine ha fatto? Il mio solo amore. È stata una disgrazia per tutti. È bello piangere sui fantasmi del passato. Un bambino che non hai voluto. E un innamorato che hai spinto alla disperazione. Invece di fare l'isterica, impara ad assumerti le tue responsabilità una volta. Schifosa. Non avrei mai dovuto mettermi con quello là. Lo sapevano tutti che era un pazzo scatenato, un porco. Se solo avessi voluto, lo avrei fatto ridurre in pezzi, quel criminale. Portati via questa vacca e tu vattene. Lascialo perdere. Ma non lo vedi che tipo è? Sparisci, se no t'ammazzo, puttana! Ti senti difesa, eh? Ho sprecato la mia vita per te. Hai tradito ogni promessa, ogni fiducia. Ho dovuto subire tutti i tuoi capricci, idioti. Vigliacco, sei un verme. Hai fatto di tutto per tenermi legata a te. Sei stato tu a far sparire per sempre il mio innamorato. E a togliermi mio figlio. E poi hai messo in giro tutte quelle storie su di me. Che cosa sta succedendo qui? Almeno tu saprai dirmelo. Hai visto che battona che è quella? Ma che vuoi fare con quell'aria da matto? Eh? Non la prenderai mica sul serio quella là. Non sarai mica innamorato, eh? Perché non risparmi il fiato? Ah,
La tua anima è già partita, persa. Allora dovrai accontentarti delle briciole. Sì. Qui è racchiusa la prima immagine per la quale ho deciso di bruciare la mia vita. Io non ti ho chiesto niente. Non voglio sapere più nulla di te. L'oro. La mia unica grande passione. L'oro è l'origine. E alla mia origine, Lisa, c'era come una promessa tra noi fin da piccoli, diventare marito e moglie. Ma c'era l'ostilità dei suoi genitori che disprezzavano la mia povertà. E poi quell'amore assurdo che aveva preso Lisa per quel nostro compagno nell'adolescenza, che nessuno di noi ha ucciso. Sono dicerie pazzesche. Sensibile come era, si sarà impiccato da solo da qualche parte. Avrei avuto Lisa contro tutto e contro tutti. L'oro avrebbe cancellato ostacoli e dicerie, così ho scelto la finzione. Ho venduto, ho comprato di tutto in tutte le parti del mondo. Materiali, corpi, anime, sangue, ragioni, passioni, armi, droghe, angosce, speranze, intelligenza. Carrion! 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 Celia, fratello. Salve, desolazione. Ah, sei qui? Ma chi era quello che è uscito? Pensavo fossi tu. Quello era il mio aiutante. Chi? Uno dei miei doppi. Tutti abbiamo dei doppi, lo sai. E perché ha acceso il fuoco? E l'ordine. Avrei dovuto farlo io. Invece si è presentato quello. È un rimprovero costante, sempre puntuale nel presentarmi colpe, errori, gli sgarri. Ma di che ordine parli? Di un ordine superiore? Io parlo di un ordine anteriore. Ad ogni uomo e ad ogni Dio. Esso era sempre, è e sarà. Fuoco sempre vivo.
unico e identico per tutti e per tutte le cose. L'ordine riposa, trasformandosi, ma bisogna custodirlo. Nel luogo da cui proviene non c'era ancora la paura di essere cacciati e di dover morire. Nel fuoco tutto si consuma e tutto si ritrova. Il bene e il male, la vita e la morte. Ora sai perché ti sembrava di conoscermi da sempre e di cercarmi. Sveglia, fratello. Chi dorme è perduto. Il tempo è un ragazzo che gioca, dama e si diverte. È il regno di un ragazzo un po' furfante e un po' burlone. Lisa. Lisa! Elisa! Lisa! Merde. Spero che se lo divorino i lupi. In fondo deve amarti davvero a modo suo. Faccia capire. Salvami. Proteggimi. Io non ti lascerò mai più. Ah sì, come hai fatto l'altra volta? Con quell'altro, quel tuo amante? No, no, sarà diverso. Allora non capivo niente, ero soltanto una bambina. Voglio restare con te per sempre. Beh, allora? Perché ti agiti tanto? Ora lo so, tu sei il mio amore. Adesso che ti ho ritrovato non voglio perderti. Ma tu aiutami. Da quando ti ho incontrato ho capito che tu sei la mia liberazione. Non devi fraintendere. Ascolta. Io non potrò mai essere la tua liberazione. Nessuno può liberare realmente un altro. Nessuno potrà mai salvarci realmente. Lasciarmi. Non temere, vorrà regolare i suoi conti. Questa è una buona occasione per te se vuoi cancellare tutto. Ecco, forse questo ti servirà. Io starò qui a proteggerti,
ma dovrai essere tu a mozzargli la testa. Se saprai cavartela, sarai libera. E staremo insieme per sempre. Perdona. Schifoso. Che pena, poverino. Su, coraggio, amico. Non è successo niente. Adesso ci penserà la tua mogliettina a rianimarti. Ma guardatelo, l'agnellino. È ora che ti prende, imbecille. Piantala di fare la vittima. Sei veramente pazzo da legare! Aspetta, ecco. C'è dell'alcol, fatti aiutare. Ti faccio la ferita. Perdonami, ero fuori di me. Che stiamo combinando? Che stiamo combinando? Stavi per uccidermi, criminale. Perdonami. Ti voglio bene. Veramente. Capisci? Ero fuori di me. Potrai perdonarmi. Sì, ma lasciami in pace adesso. È tutta colpa di quello là fuori. Deve averlo mandato il diavolo. Sì, colpa sua. Anche tu, però, ti sei fatta sbattere proprio come una lurida schifosa. Non alzare le mani, ascoltami. È uno strano tipo quello. Come sei potuta arrivare a tanto? Mi ha fatto credere che era pazzo di me. È completamente sballato di cervello, a manie di grandezza. Deliri religiosi, credo. L'assurdo è che era riuscito ad incantarmi. E così gli hai lasciato fare quello che ha voluto. Che dovevo fare? Potevi ribellarti, gridare. Sono stata io a volerlo, lo capisci o no? Sì. Che cosa ci posso fare? Che vuoi, ero completamente partita. E tu cos'hai da dire? Mi hai sempre lasciata sola. Tu stesso mi hai gettato nelle sue braccia. Riesci a farmi proprio incazzare, guarda. E poi sarebbe ora che la piantassi con questa tua assurda gelosia di merda, no? Anche a te è capitato di tradirmi, che vuol dire? E inoltre adesso avremo anche un figlio insieme. Lo sai che non avremmo mai potuto averne uno. Tu ed io. Sai che cosa ho pensato? Cosa? Vorrei farlo crepare di paura. Quel porco. Voglio vedere che cosa nasconde dietro la sua strafottenza. Ma mi serve il tuo aiuto, la tua collaborazione. Vuoi o no? Non lo so, dipende. Che cosa dovrei fare esattamente? Devi soltanto morire ammazzata. Che cosa cerchi? Ce l'hai il tuo abito da sposa? Ma se me lo fai sempre portare appresso. Prendilo.
Che cosa ci devi fare? Non è il momento di giocare alla luna di miele. Non devi fare l'appiccicoso, però. Non rompermi. Ehi, non mi hai ancora detto che cosa mi offri in cambio. Tutto quello che vuole avrà la mia bambolotta. Dai, aprimi il vestito. Aspetta, aspetta. Voglio fare gli ultimi ritocchi. Tutto dipende da te adesso. Ma se si svegliasse? No, ho fatto in modo che non si svegli prima di domani mattina, con tutto il sonnifero che gli ho versato in quel suo vinello. Ma quando? Prima, mentre tu ci facevi l'amore. E lui se l'è scolato tutto. Con queste sarei come morta, proprio come Giulietta accanto al suo Romeo. Anche dopo che lui si sarà svegliato, tutto è calcolato al millesimo, tutto è a posto. Non devi preoccuparti. Sai, bisogna fare le cose per bene, se no... Hai visto? Le ho tagliato la gola. Adesso vedrai. Sarai tu a pagare. Non so se ridere o piangere per i tuoi giochetti idioti. E per le tue smanie di finzione da teatrante. Ma che dici, stronzo? Perché non ti stai zitto? Non hai mai saputo controllarti. Sei solo patetico. Non hai mai voluto frenare i tuoi slanci, né di odio, né di amore. Adesso ti sistemo io, vedrai.
La vuoi chiudere o no, quella bocca di merda, eh? Fai un'autocritica, una volta tanto. E non scaricare sempre sugli altri. Le tue impotenze e malvagità. Adesso ti do una sistematina. E poi vado a fare uno squilletto ai nostri soccorritori. Ti denuncerò, bastardo. Sì, ridi pure. Ma è stato un gioco solo fino a un certo punto, sai. Alf era in un tale stato ieri sera. L'hai visto, no? Poi mi ha chiesto di fare la morta. Bisogna far presto. Devi aiutarmi. È tuo dovere liberarmi da quel mostro. Io non libero proprio nessuno, tantomeno una fasulla come te. Guardati. Sei ridicola. Ah, è così. Allora ti pentirai presto di queste parole, te lo dico io. Bastardo! Allegria! Sono riuscito a rintracciare quelli del soccorso stradale. Verranno prima di sera. SOS, evviva! Ma che fai? Contempli tutta questa immondizia. Vedi almeno se c'è qualcosa da mettere sotto i denti.
alzati, la commedia è finita. Dormi, dormi. La vita è una lunga notte. Tutta da dormire, per chi non soffre problemi d'insonnia. Pianta la scena. Ma guardalo là. Ci ha gettati nel panico da sempre, fin dall'inizio. Mi fa veramente paura. Ma tesoro, basta tenerlo a distanza. Potrebbe sempre esserci utile in questa situazione. Del resto io lo odio quanto te, quel diavolo. E forse anche di più. Ma non devi preoccuparti. Non vedi che è tutto falso. Un baro altro che pazzo. È un giocoliere. Un banale imbroglioncello. Sì, sì, però mi fa paura. Dai, Lisa, non c'è alcun motivo ad aver paura. Magari riuscisse ad aggiustare quella maledetta. E inoltre abbiamo dei problemi molto seri. Ma quali problemi? Sai, ti ho mentito per farti dispetto. Perché ero incazzato e offeso. Ma io non sono mai riuscito a mettermi in contatto con quelli del soccorso stradale, né con nessun altro. Il telefono era completamente guasto. E così dobbiamo sbrigarcela da soli. Che stronzo che sei. E non mi dicevi niente. Comunque questo non c'entra. Ho le mie buone ragioni per aver paura di quello là. Ho paura anche per te. Se ho ben capito, quello non ha niente da perdere ed è capace di tutto. Inoltre, guarda. Guarda bene, che cosa vedi? Scusa, ma io non vedo niente di strano. Non vedi che non c'è? Ma chi? Lui. Quello là. Gliele ho scattate ieri e lui non è venuto affatto. Guarda bene. Si vede il paesaggio. Ma lui non c'è. Crede di essere un dio quello là. E invece è un demone, porta anche male. È stato il suo malocchio a fermare il nostro viaggio. Eccolo là. È sempre lì pronto a spiare. Finge di starsene per i fatti suoi e di fare il distratto. Invece, che essere innominabile.
Sono sicura che alla prima occasione quello là andrebbe a spiattellare tutto in giro. Le nostre storie, le nostre fantasie, i nostri incubi, le nostre immaginazioni, le nostre certezze, le nostre paure, le nostre sofferenze, le nostre gioie, i nostri rancori e rimorsi. Il dolore, l'amore, il pianto, il sorriso. E così la tua, la nostra reputazione sarebbe compromessa senza scampo, per non parlare degli affari. Del resto l'hai visto tu stesso. Non c'è mai l'ombra di un sorriso nei suoi occhi ed è per questo che ho paura. Quello sa vedere l'invisibile. Sì, vede con occhi che vedono tutto. Tutti i segreti. Ha visto le profondità e gli abissi degli uomini. Tutte le vergogne e gli orrori nascosti. Anche i nostri. E ti denuda con i suoi occhi e ti scopre. Credo che potrei anche morire se ripenso al suo sguardo intollerabile. E tu non lasciarti ingannare. Lui conosce tutti i trucchi. È come un incantatore di serpenti. Del resto, chi ci assicura che un giorno la sua follia e miseria non vorrà ricattarci? Si è deciso finalmente. Che ne dite? Però bisogna fare bene le prove di guida prima di mettersi in viaggio. Non lasciarti incantare, Alf. Pensa a quello che ti ho detto. Non preoccuparti, dai. Ci sono tanti modi per farlo fuori. Lo portiamo con noi e lo facciamo rinchiudere in una casa di cura, magari di quelle private. Così lo teniamo in pugno. Oppure lo spediamo in galera. No. Bisogna finirla, farla finita subito, all'istante, altrimenti non sarai mai tranquilla. È come un'ombra minacciosa che potrebbe tradirci in qualsiasi momento. Allora o lui o noi. Hai ragione. Aspetta che si avvicini e non ti agitare. Ah, è tutto pronto. Sì, si può anche partire ora.
Ah, l'ha lasciato qui. Ma... è tutto d'oro, sai? E pare che abbia anche dei poteri. No, no, non in quel modo. Bisogna bloccarlo, chiudilo, altrimenti ci procurerà dei guai. Ardono gli uomini. Ora si infuria il gioiello. Lo devi bloccare, idiota! Lisa!